con la NADEF si certifica che la propaganda del governo è finita da un pezzo. Abbiamo una prospettiva in cui c'è zero crescita, zero investimenti e ovviamente non si risolvono i problemi delle famiglie italiane. Parliamo del caro mutui, del caro del carrello per la spesa più 10% e parliamo anche del caro carburante. Da questo punto di vista credo che i primi a rimanere delusi siano i cittadini che hanno votato questo governo, un governo che aveva annunciato una svolta, un governo politico che rivendicava una svolta per quanto riguarda la politica economica e sociale del paese, ed invece un governo che certifica manovre dello zero virgola. Non c'è nessuna prospettiva di rilancio del paese. E vorrei ricordare invece che di contro questo governo per un anno ha continuato a beneficiare, come il governo Draghi, delle prospettive espansive che abbiamo costruito. Ricordo, sono numeri, più 12% di incremento di PIL in un biennio, abbiamo migliorato di 15 punti in 3 anni il rapporto debito-PIL, abbiamo maggiorato le entrate fiscali dello Stato di 100 miliardi in 2 anni e quello è il tesoretto che prima Draghi e la Meloni hanno distribuito agli italiani. Di suo questo governo cosa ci mette? Non ci mette nulla. Prego, domande. Migranti, come commenta la posizione del governo? Guardi, abbiamo un governo che quando si riaccendono i fari dell'opinione pubblica sul disastro che hanno combinato sul fronte dell'immigrazione non fa altro che adottare un nuovo decreto e ogni volta è un nuovo spot pubblicitario che non risolve affatto. Anche quest'ultimo, questi ultimi interventi, che cosa fanno? Vogliono creare nuovi centri per quanto riguarda la permanenza per i rimpatri, ma le regioni ovviamente si oppongono e non vogliono di fatto che l'Italia diventi, venga certificata agli occhi europei dell'opinione pubblica mondiale come un hotspot europeo. E inoltre vogliono, come dire, rendere ancora più spedite gli ordini di espulsione. Ma l'ordine di espulsione non equivale al rimpatrio, anche questa è una presa in giro. Loro possono fare anche più facilmente tantissimi ordini di espulsione. Il problema nostro sono i rimpatri, sono le persone che rimangono qui sul nostro territorio, che non hanno titolo per rimanere sul nostro territorio e si diffondono, dilagano nelle nostre periferie, non certo nelle zone TL, non certo nei quartieri residenziali dove poi si alimentano i salotti, TV e tutti a parlare del problema dell'immigrazione, chi fa propaganda e chi invece vorrebbe opporre un'accoglienza che però si ferma soltanto allo sbarco e il giorno dopo volge la testa all'altra parte non curandosi della sorte di queste persone disperate che rimangono sul nostro territorio.